ce n'è uno in particolare che abbiamo scelto, ed è colui che si becca il premio fedeltà, che arriverà tipo tra adesso poco, premio fedeltà. Prova a dirlo tu alla partita. Questa settimana in regalo la DJ Box. DJ Box con dentro i gadget di Radio DJ che vanno tutti a Paolo. Ciao Paolo. Ciao ragazzi. Come stai? Ciao ragazzi, auguri. Bene, 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 grazie. Allora Paolo, il regalo educativo nel tuo caso che ti arrivò in che anno? Ti ricordi? Io sono un anziano, come dicevo alla ragazza in segreteria, sì. Quindi parliamo di fine anni 70. Infatti, guarda, sei talmente old school che hai detto la ragazza in segreteria. Questo fa capire che effettivamente sì. Se, no, no, old but gold, no. Come si dice. No, però nel tuo caso non solo diciamo ti ha fatto magari felice, educato in quel Natale lì e negli anni dopo, ma ha proprio segnato poi il tuo futuro. Eh sì, era una scatola della Tamiya, una scatola di montaggio della Tamiya, marca famosissima che conoscono tutti, e poi da lì è cominciato tutto in pratica. Allora, la Tamiya che tu citi a me mi fa venire da piangere, nel senso a livello di commozione, perché io l'associo alle mini 4WD, è vero o sbaglio? Esatto, perché è la stessa marca ancora che fa ancora tuttora le mini 4WD. Che erano questi modelli, cioè non erano modelli, però erano delle piccole macchinine che tu ti potevi montare, c'era il cartone animato, io con tanti amici mi ricordo che avevamo i motori, che ce li scambiavamo, ed è stato veramente un trend di quegli anni. Tu prima ancora con la Tamiya che faceva modellismo hai iniziato, cos'è che ti avevano regalato? Io infatti avevo cominciato un po' prima, perché sono, come ho detto, appunto un pochettino più vecchio. Mi aveva regalato un modellino di un mezzo militare da montare, una scatola di montaggio. Però è difficile quella roba lì, non è che sono i Lego che comunque hai, insomma, i mattoncini, le cose, è un po' più complicato. Perché veniva dalla famiglia, comunque era la mia famiglia, era mio papà che mi aveva incominciato a indirizzare su quel discorso lì, e poi con il Natale è stato il pretesto per cominciare con un modellino serio. E poi nella seconda parte del messaggio che ci hai mandato mi ha colpito molto la sicurezza con la quale hai detto di essere oggi uno dei modellisti migliori al mondo. Io intanto apprezzo la personalità, e che cosa ti contraddistingue nel tuo lavoro? Allora, io oggi produco master per delle ditte che commerciano, ditte come la Tamiya, che fanno una produzione molto più artigianale per appassionati. Vivo all'estero e in questo momento vi sto praticamente salutando da un'isola svedese, abito in Svezia. Ma dai, che figata! Sì, perché ho moglie di qua, quindi ho laboratorio qui su, praticamente io lavoro e faccio i master, gli originali. Beh, d'altronde voglio dire, sul montare le cose in Svezia sono sempre stati più avanti. Bravissimo, devo dire. Non può essere un caso che tu sia finito lì, voglio dire. Bravissimo, esatto. Beh, e quindi adesso quindi lavori con la Tamiya, che insomma è quel regalo che ti hanno fatto da bambino, e tu adesso ci lavori insieme con quell'azienda. Io la Tamiya, sì, sono andato un pochettino oltre, nel senso che conosco il distributore italiano di Tamiya, lui conosce me da tantissimi anni, perché io ho avuto per 15 anni. Ma che bello, è una storia bellissima. Ma le tue opere si possono vedere da qualche parte? Sì, certo, io ho la pagina Facebook, GT40 Model Works, praticamente ho 4.000 foto, è piccolino perché è un mondo molto difficile. Ma io vado a vedermelo subito, ridimmi il nome. Ci sono un sacco di lavori, GT40, scritto come la macchina, sì. Come la Ford GT40, GT40 Model Works. Sì, mi esce anche come ricerca, guarda, me lo dai in automatico, ottimo segnale. C'è un aeroplanino, esatto, poi un po' di mai, è proprio una cosa molto ma grande, guarda che molto poi... di nicchia, molto di nicchia. Sì, ma in nicchia, ma queste sono le cose che avvicinano le persone, ci saranno sicuramente tanti appassionati che ci stanno ascoltando, che fanno queste cose qui, quindi grazie per avercela raccontato. Quel discorso lì è una cosa che piace a tutti quanti, quindi grazie Paolo. Adesso grazie, secondo ragazzi, me devi buttarti su Instagram. Io ho capito che tu sei oldies, però Facebook, vai su Instagram, su TikTok, ok? Scherzo. Ciao Paolo, ti arriverà il primo fedeltà. Grazie davvero, bellissima storia. Grazie, ciao. Grazie. Ciao. DJ.